Ciao ragazze, eccoci qui per un nuovo video. Questa è la rivista e questo è il trucco. Come vedete abbiamo lilla, rosa, viola, nero. E questo fa parte degli smokey eyes, della categoria di smokey eyes, rossetto super rosso. Ecco, andremo a fare proprio questo trucco qui oggi, eh? Ecco, io mi sono portata avanti, ho messo già il mio mattificante. E andiamo a effettuare le solite correzioni con il giallo e il beige. Nuova mini beauty blender rosa. Angoli della bocca, mento. Ora uso il mio beige. Ecco ragazzi, oggi faremo qualcosa di totalmente diverso dal solito, perché come vi ho già detto, questo trucco fa parte dei trucchi smokey eyes, quindi qualcosa di totalmente diverso. In più non useremo i soliti colori marrone, bronzo, rame. E tutta diciamo la categoria di marroncini e anche di beige, ma useremo solo la categoria delle gradazioni del rosa, praticamente dal rosa al lilla, al viola, al porpora, al rosa più scuro, più intenso. Ecco, quindi un tutorial completamente diverso da quelli che avete visto finora a livello di trucco occhi, per capirci. Andiamo a tamponare. Ok. Alette del naso, mi raccomando. Ok, fatto. Poi andiamo a mettere il nostro fondotinta della NYX 02. New Diafan, mettiamolo un po' sulla mano, Beauty Blender, e andiamo a stenderlo su tutto il viso. Se sentite rumori strani è perché ho la lavatrice accesa. Ecco, comunque ragazze, mi sto trovando molto bene con i saldi pennelli della La Mora, quindi ve lo consiglio di usare al posto di quelli di Wish, dislessica. Ecco, quindi mi trovo molto bene e in più vi aiutano tanto a sfumare, specialmente se siete inesperte, i colori degli ombretti sull'occhio. Vi aiuteranno un sacco. Lo trovo un set molto professionale, ma che possono usare tutte, anche le principianti, e senza tanti problemi, direi. Quindi voto 7 di pennelli della La Mora, sicuramente un bel 10 più. Hanno delle setole fantastiche che non le senti neanche quando trucchi, quindi proprio veramente il meglio del meglio. Ragazze, non mi vedo più.
Devo accendere per forza la luce. Ok. Sta iniziando a fare buio, quindi meglio avere una luce migliore di questa. Ok, direi che grosso modo ci siamo. Ok, andiamo ad applicare la cipria, direi questa. Questa è molto chiara, fa parte delle ciprie già un po', sempre rosa, però un po' più bianca di quella che abbiamo usato l'altra volta. Ne mettiamo un bel po', specialmente sopra le palpebre, perché dovrà aggrapparsi bene tutti i colori che metteremo oggi, che sono veramente una valanga. Una valanga. Ok. Perfetto, cominciamo subito. Servirà lo scotch per fare questo tutorial. Basta che prendete un pezzo di scotch e lo staccate. Ve lo andrete praticamente ad applicare qua, tra la fine dell'arcata sopraccigliare e la fine dell'occhio, esattamente un po' dritto e allo stesso tempo un po' in diagonale come posizione. L'altro pezzo per l'altra parte. State attenti a non prendervi dentro i capelli, ovviamente. Ci manca solo quello. Qua finisce il mio sopracciglio e qua finisce il mio occhio. Andiamo a farle aderire bene. Ok, possiamo partire, ragazze. Allora, pennelli. Prendiamo questo da sfumatura e andiamo a prenderci come colore il rosa. Eccolo qua. Ok, questo mettiamo via. Perfetto. Piega palpebrale, tra la palpebra fissa e la mobile, andiamo a applicare con il pennello da sfumatura il color ombretto rosa. La mia palette è quella dell'Essential, va benissimo un qualsiasi rosa, purché sia proprio rosa rosa come vi ho fatto vedere nella mia palette. Ok. Andiamo di là. Facciamo la stessa cosa. Prendetene un bel po' di colore, ragazze, andate giù pesante perché è uno smokey eyes, quindi i colori vanno usati e non avete paura di avere la mano pesante col colore, perché per realizzare questo trucco servirà in maniera molto obbligatoria tanto tanto colore. Ok, perfetto. Poi andiamo a prendere il numero 2, che è questo. E andremo a posizionarlo, guardando magari in illustrazione, sopra.
Ho le unghie da rifare, ragazzi, ce l'ho distrutte, mi sono partite tutte a questo giro. Ho le unghie troppo, troppo fragili. Ho Ok, vedete che si sta sempre di più scurendo. Il colore che avete messo in precedenza, ovvero il rosa, si sta scurendo. Sto usando lo stesso pennello, ragazzi, che ho usato prima per applicare il rosa. Ci siamo. Quasi. Sono uguali. Poi direi che possiamo applicare subito un po' di bianco per capire fino a dove portare, non so se l'avete visto, eccolo qua, il colore, quanto in su possiamo andare. Quindi mettiamo subito del bianco qua sotto l'arcata sopraccigliare. Lei ha il bianco, quindi useremo proprio bianco bianco, né crema né niente, proprio bianco opaco. Schietto dalla palette di ombretti sempre delle Essence, sto usando perché i colori che mi servivano li ho trovati tutti in questa palette per realizzare questo trucco, quindi ho usato solo questa palette per realizzare questo trucco. Ok, mi sembra che l'arcata sopraccigliare sia stata ben definita da questo bellissimo bianco che troveremo anche qua. Nell'incavo. C'è un certo punto della foto dove mi farà vedere che si vede che c'è del bianco. Ok, detto questo, procediamo con il terzo colore che sarà il lilla. Dove lo andiamo a applicare il lilla? Bella domanda. Il lilla praticamente lo andiamo a mettere sulla palpebra mobile. Ok, quindi eccolo qua. Prendiamo un pennello piatto, ragazzi, sempre della Lamora, e andiamo a applicare il nostro lilla senza togliere lo scotch, magari. Andiamo a tamponarlo sulla palpebra mobile. Vedete che sto schiarendo il colore. Vedete, si mischiano proprio bene insieme i colori, perché sono colori tutti della gamma del rosa, quindi
Diciamo che insieme stanno tutti bene, non creano macchie di colore. Ok, tamponate bene questo lilla, cioè, che si veda che c'è insomma un colore più chiaro sulla palpebra mobile. Il concetto deve essere un po' quello. Andate a tamponarlo, se non riuscite trascinatelo anche un po' in giro. L'importante è che rimanete sulla palpebra mobile per fare questa procedura. Ok, sono già 16 minuti. Ok, ragazze, ce l'abbiamo fatta. Far apparire questo palpebra mobile lilla. Ok, adesso colore numero 4 sarà questo. Andiamo a prelevarlo però questa volta con un pennellino a setola obliqua, sempre della Lamora, e andremo ad applicarlo qua verso il fondo dell'occhio nella piega, stando dentro la piega da metà fino a fine occhio. Per capirci, qua tenteremo di fare, vedete che qua quando vi casca il colore basta che prendete questo e lo portate via subito, in maniera che dopo non vi faccia la macchia. Andiamo ad applicare questo bellissimo viola. Vedete, tentate di tac fare questa specie di codina. Fate prima così e poi lo mettete così il pennellino e la mettete qua. Ok, e qua la riempiamo adesso. La lavatrice è finita, bene, riempiamo pian piano il fondo dell'occhio con questo bellissimo viola. Dovete avere pazienza, ragazze, nell'applicazione. Tamponate, perché c'è solo da tamponare per scurire specialmente la palpebra. La palpebra fissa, diciamo, è facile da colorare, ma la palpebra mobile, essendo che abbiamo usato tanti colori, abbiamo applicato sopra tanti colori, ci mettete di più a schiarirmela. Però tranquille, si fa. Basta insistere. Stessa cosa andiamo a fare con lo stesso pennellino di là. Ok, andiamo a prendere altro colore. Non preoccupatevi che c'è lo scotch, quindi dallo scotch è impossibile che riusciate a uscire. Se vedete sporco, è lo scotch, come potete vedere, no? Anche qua andate belle pesanti, tamponate, tamponate. Come vedete, ok, dopo sistemiamo, non c'è problema.
Perfetto. Ok. Direi che grosso modo ci siamo. Adesso per fare questo monkey eyes hanno usato anche del nero che troveremo qua. Un nero matte, sempre con lo stesso pennellino obliquo, andremo a applicarlo tamponando con lo stesso pennellino di prima. Senza pulirlo, ragazze, dal viola di prima, non serve pulito. Tanto sono colori che vanno amalgamati insieme. Stessa cosa farò di là. Perché è molto molto scuro questo trucco verso il fondo, quindi verso la codina, diciamo da metà occhio verso la fine dell'occhio. Andate proprio a tamponarlo, eh? Vedete che è già più dark. Comunque, ragazze, il metodo dello scotch lo useremo anche in altri tutorial. Vedrete che fa di capolavori. Lo scotch sembra impossibile, uno dice no, è pazza questa con lo scotch. Invece fa capolavori sul serio. Specialmente quando fate smokey eyes e avete paura di sporcare ovunque con i colori scuri tipo il nero. Ok. Direi che ci siamo quasi. Andiamo a prendere. Allora, con il pennello, quello che abbiamo usato prima per sfumare, questo, andiamo un po' a vedere di sfumare i colori. Anzi, prima ancora, vedete che con questo riuscite a sfumare bene. Sì, poi andiamo a prendere questo, sempre della Lamora, piatto, e andiamo a prendere questo glitterato viola, super shimmer, e andiamo a metterlo qua. Vedete? In mezzo proprio, il centro della palpebra. Andiamo ad applicarlo. Mettetegliene un bel po' perché dà una bella perlescenza al centro dell'occhio. Allora, mettetela veramente un bel po' perché fa sì che sia un proseguo del colore che avete messo verso il fondo dell'occhio. Ok, vedete che sta diventando molto, come si può dire, elettrico il colore, ecco, qualcosa del genere. Andate a tamponarlo adesso. Ta-da-da-da-da.
25 minuti, ragazze. Qua perdete un bel po' di tempo per via che ci sono tanti colori in questo trucco e quindi. Ok, bene. Adesso, cosa andiamo a fare? Detto questo, andiamo a mettere l'eyeliner. Eccolo qua. Anzi, prima facciamo una cosa. No, niente, scherzavo. Scuoteteli bene gli eyeliner. Questo è quello di Sephora Waterproof. Ok. Vedete che già più proprio effetto smokey eyes. Detto questo, andiamo nell'altro. Sporcato di colore, brava Giorgia, brava. Facciamo gli applausi a questa sbadatella. Togliamo. Lo scotch. Vedete che effetto definito che vi viene, ragazze, con lo scotch. Andiamo a sistemare bene il tutto. Illuminiamo bene la zona e definiamola allo stesso tempo. Ok. Se non date luminosità a questo trucco, sembrerete veramente molto tetre e quindi ve lo sconsiglio di risultare molto tetre. Ok, passate un po' anche.
Allargata sopraccigliare. Piano qua che c'è. Ok, adesso con un pennellino che io andrò a prendere, che è quello a lingua di gatto, andremo a sistemare qua in fondo. Vedete? La codina qua in fondo. Ok, andiamo a riempire le sopracciglia con questo va benissimo, marroncino. Da-da-da-da-da. Comunque dei capolavori con lo scotch, sembra impossibile, ma è vero. Ok. Perfetto. Poi, con un altro pennellino, volevo fare un ritocco un po' più scimmeroso qua, che è un rosa shimmer, esattamente qua. Vedete? Senza andare a toccare quello che è il vostro eyeliner, ma mi dà un po' di luce. È un rosa. Sembra un rosa antico, come colore un rosa cipria shimmer. Qualcosa di questo tipo. È veramente. Ne vale la pena metterlo perché vi aiuta tanto anche ad amalgamarsi con l'altro rosa. Poi mettete una punta di rosa matte in maniera da sfumarlo insieme allo shimmer. Ok, ho preso praticamente questo e l'ho messo sopra al rosa che vi ho fatto vedere prima, shimmer. Andate ad applicarlo ancora un po', si deve vedere che rosa. Ok, prendete il pennello da sfumatura, prendete
pulitelo prima su uno straccetto, comunque della carta. E vedete che risulta tutto un po' più omogeneo. Andiamo a usare ancora del nero. Che è più difficile utilizzarlo perché avete tolto lo scotch, ma noi ci proviamo. Vedete? Ok. Perfetto. Adesso, dov'è la mia matita bianca, ovviamente, nel contorno occhi. Vedete che è diventato ancora più scuro aggiungendo una punta di nero? Ok. Ok. Andiamo a applicare del viola sotto. È un pennellino piattino per un color viola. Allora, adesso mascara. Sotto. Ok.
Ok. Ci siamo quasi, ragazze. Pennellone. Fard. Ta-dam, di Sephora prenderò entrambi. Ok. Ok. Andate a in soccorso del pezzettino mancante con, dov'è? Eccolo qua. Ok. Ok. Perfetto, Watson. Bene. Qua è venuto un po' più strange dell'altro, qua sotto andiamo un po' a togliere, ok, adesso si è alleggerito, ci siamo, direi che ci siamo, rossettino non da meno, questo rossissimo, dov'è il mio pennellino? Non lo trovo, aiuto, prendo uno qualsiasi, un momento di panico paura. Devo prenderne uno qualsiasi, va bene. Rosso. Ok, ragazzi, questo è il super trucco di questa sera. È uno smokey eyes super. Eccolo qua. Iper, iper scuro verso la fine.
come potete vedere da metà alla fine è scurissimo, e questo rossetto rosso ciocco. Eccolo qua. Smokey Eyes, rosa, viola, lilla. Poi è stato messo anche l'eyeliner che lo rende ancora più scuro. Riga sotto viola. Ho usato il viola più scuro che c'era, questo, e la matita bianca all'interno dell'occhio. Questo è tutto, ragazze. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. Dipende da quando guarderete questo video. Vi lascio, saluti a tutti, un bacio a chi si è iscritto e a chi mette mi piace. Se non l'avete mai fatto finora, fatelo adesso. Noi ci vediamo con il prossimo tutorial, ragazze. Intanto spero che questo vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui nei commenti se vi è piaciuto questo tipo di smokey eyes, che è un po' diverso dal solito, anche dai colori che abbiamo usato negli altri tutorial. Quindi ecco, aspetto un responso e noi ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao ragazze, ciao ciao.